Basta, abbiamo aspettato abbastanza. Cambia un attimino l'hack. Cambia un attimino modus operandis, posizioni. Siamo relativamente in pochi, mi dispiace ragazzi, ma vabbè, può succedere. Ogni tanto vi siete dimenticati del povero zio Luca. Però io sono davvero contento che comunque, sebbene non siate qua in live, almeno mi date la possibilità di avere i vostri replay. È davvero molto generosa. Ancora una volta ringrazio, in questo caso, Corvo, che ci regala un suo game. Un game che, Bezel, eccolo qua. Stavamo parlando proprio dei ritardatari. Ecco, stavamo appunto parlando dei game, dove anche gli altri hanno mandato qualcosa di molto particolare. Sono davvero molto felice ogni volta di poter, no? Vedere, vivere un'esperienza nuova. Perché sulle esperienze nuove viviamo un po' tutti, ci piacciono e tende anche a non essere monotone. E che dire? Abbiamo indonesiani contro giapponesi, dove ovviamente giapponesi, neanche a dirlo, è il nostro Corvo. No, Corvo? Bene. Direi proprio di sì. Una partenza standard. Dall'altra parte una creazione già del porto. E niente, e osserviamo come sempre l'inizio con quel tocco di idee sul... siamo in una mappa così, l'abbiamo già vista molte volte. Come ci comportiamo? Cosa possiamo fare? No, ragazzi, Isole della Squadra, giusto per andare a ripescare indietro nei miei ricordi, la utilizzavo per battere l'intelligenza artificiale in difficile, ai tempi... giocare a determinati livelli non era facile, l'intelligenza artificiale o comunque il mio modo di giocare erano dei tempi. No, non è una secca, è un'isola della squadra, easy. Non c'è la secca. Devi per forza di cose attraversare il mare. Quindi qua c'è la parte navale. Indubbiamente i giapponesi. Sì, divise completamente. Allora, Luca, indubbiamente il controllo dei mari, soprattutto di tale parte qui e tale parte qui, è molto importante. Ed è quello che dicevo anch'io, Bezel, quando ero un giovane spavaldino di Age. Cosa facevi? Mettevi sempre mappe del genere. Perché? Perché se mettevi Arabia, l'intelligenza artificiale arrivava e distruggeva. Se mettevi qualcosa come Foresta Nera, sì, magari tagliavi anche la mappa a metà, ma alla fine della fiera l'intelligenza artificiale si maxava così tanto, stava così dietro le sue linee nemiche, aveva così tante risorse che anche lì un prima o poi o esplodeva lei o esplodevi tu. Insomma, era più una guerra di resistenza in quel caso. In Arabia so di pochissime persone nell'Age originale che la sapevano giocare, davvero pochissime. L'unica maniera in cui avevo ai tempi per poter giocare e prendermela un pochetto più calma in una mappa diversa da Foresta Nera era appunto Isole della Squadra. Isole della Squadra ti permette comunque di appunto asciugartela tranquilla. Stai lontano dalle coste, nessuno ti rompe le scatole, tienti un attimino preparato per chi vuole sbarcare, quindi ci metti qualche torre e ti prepari un esercito interno. Finito, fine della fiera, fine della bandiera, concluso, ciao, alla prossima. E poi, quando tu eri completamente maxato, andavi dall'altra parte con 20 galeoni,
5 galeoni con bombarda, 3 navi da trasporto piene zeppe di persone che facevano 20, ok? No, non ti sei perso niente. Stavamo solamente parlando dei tempi addietro, Corvo. Di quando per nubbaggine la mappa così per me era la cosa migliore del mondo. La cosa migliore del mondo. Ai tempi l'unica cosa che potevo giocare, ma che vedo che anche molti di voi giocano, soprattutto a determinati livelli, è quello solo di mettere un muro e poi rafforzarsi e poi attaccare. Non si è in grado di fare questo andamento attacco, difesa e macro, portare queste tre questioni concretamente avanti e velocemente. Tutte e tre parallele, intendo, non velocemente, perché ovviamente non potrai mai andare veloce come fare solo attacco o solo difesa, ok? Dall'altra parte, ottima la trovata di mettersi qua i porti. Ricordatevi che indubbiamente più porti fate, meglio è. Ricordatevi di riparare le navi, cosa molto importante. Guardate, subito, carichiamo e ci prepariamo. Un tragitto lungo, impervio, che sicuramente potrebbe portare il player a incontrare incontrare tante navi. Era una IA in che era in difficile, molto difficile, non ho neanche controllato. E anche qui l'unica cosa che puoi fare è andare lontano da tutto. Lui punta, attenzione, il nostro corvo punta a farli scendere qui. Da canto mio, se avessi dovuto, ok, andare un pochetto più sul tranquillo, magari avrei fatto qui. Cambia qualcosa? No, però dato che la nave era stata incrociata da questo e che, ribadisco, non stiamo giocando contro un'intelligenza artificiale e che non aveva fatto neanche galeoni, questo in qualche modo ci ha agevolato, sì o no? Eccola qua. Ottima la strategia da parte del corvo di mettere giù immediatamente un porto lontano. L'avrei messo anche qua in modo tale da velocizzare, no? Questo trasporto, questo tracollo. Attenzione, si mette giù immediatamente un alloggiamento, poi si va a fare una torre d'osservazione. Anche se il cavallo dovesse arrivare, sappiamo benissimo che non porterà alcunché, non farà male agli abitanti del villaggio, perché si girano tutti e quattro e zang! Non fate che li fate scappare, li fate voltare, chiudete a sandwich e tante care cose. Ottima anche la velocità con la quale si tende a costruire velocemente. Immediatamente si mette un'unità non a difesa ma bensì in scouting. Anche questa una strategia tanto di cappella. Si inizia a mettere giù una doppia torre. Muri. Non dovrebbe essere abbastanza lontano. No, non è abbastanza lontano da potersi permettere di buttarlo giù. Hai fatto benissimo, Corvo. Questo indica che per te lo scouting è una cosa importante. E tale dovrebbe esserlo, ok? Indica che la cosa giusta non è ammassare subito esercito e tenerlo qua, ma bensì focalizzarsi. Informazioni uguale poteri, rafforzare la posizione uguale potere. Insomma, non cose da poco. Piacerebbe che questa intelligenza artificiale però su mappe così fosse più... Come posso dire? Fosse più...
non so se comprendete con le mani, fosse più. In qualche maniera gli manca di quel qualcosina in più. Attenzione, gli brucia il culo, gli brucia il culo, gli brucia il culo, gli brucia il culo. Brasaola. Se all'intelligenza artificiale, piuttosto che dirgli fai tutte queste, fai uno sbarco, prova tu uno sbarco, secondo me potrebbe essere stonca. E davvero potrebbe essere davvero un'intelligenza artificiale molto, molto, molto stonca. Ottimo qui, il corvo va a mettere giù l'economia adatta per supportare questo genere di approccio. E l'approccio è... Ma la brasaola affumicata, era affumicata in questo caso. Vedete di come l'economia viene switchata in me, appunto per dare modo al a Corvo di poter gestire la posizione o comunque quello che sta facendo in quest'isola. Se devi mettere giù indubbiamente mura e torri, devi supportarlo con tot uomini, 3 uomini 4 uomini, dipende da un quantitativo abbastanza importante di vedute. Con le navi serve più legno, esattamente, però anche qui serve più legno. Io concordo pienamente, ok, ma in questo caso portarti a creare, che ne so, 5-6 galee che ti servirebbero per buttare giù le loro galea incendiaria. Quindi se tu ne dovessi fare 9 a tua volta, sarebbe un importantissimo dispendio energetico, nel senso di risorse. La mia domanda è: questo genere di approccio, navi contro navi, dritta per dritta, è utile? Vada bene, ribadiamo il concetto che qui non sto vedendo ancora nave da trasporto, ok? Non c'è l'idea tattica da parte dell'intelligenza artificiale di andare da questa parte a questa, perché le navi non servono solamente per attaccare, potrebbero servire anche come deterrenza per tenere determinate coste sicure. Mentre tu, obiettivamente, anche giustamente, devi iniziare a incalzare il nemico. Sparagli. Sparagli, sparagli Piero. Sparagli ancora. E dopo un colpo sparagli ancora. Non farli avvicinare, ti prego. Bravissimo, bloccateli. Grandissimo, bellissimo, fantastico. Si tiene un po' entro costa e quindi queste navi lui gli può dire ciao amici, tante care cose. Ed è per questo che dico sì, va bene, costruisci le galee, costruisci quello che vuoi, costruisci navi incendiarie. Si è fatto un po' prendere quest'uomo indubbiamente dalla foga, e non ti parlo di quell'altra cosa con lei, appunto. Ti tieni interno, così lui utilizza risorse per le navi, questo e quell'altro. Ma guardate, zero sbatti, zero fastidi, con l'impennaggio dalla sua inizia anche a rompere comunque le scatole a direzione, continua a rompere le scatole alla macro. Sicuramente hai un importante up number of lumberjack worker, indubbiamente. Ma vediamo come lo vuoi supportare. Da quello che vedo stai giocando moltissimo con balestrieri e lancieri. Indubbiamente quando inizi a fare sia una cosa sia l'altra, e quindi hai legna e cibo, legna e oro, sì, la proporzione è un attimino da rivedere, ma è buona, molto buona. Attenzione, si va di micro, ed eccoli lì le micro, le grandi micro del corvo. Oh, benvenuti a tutti. Ve l'avevo detto io che sareste arrivati un attimino in ritardo. Lo so io che le live devo iniziare a farle più sul tardino. Credetemi, lo so, amici di Twitch che siete arrivati adesso.
con il tempo inizieremo a, ad adeguarci. Probabilmente inizieremo anche lunedì dalle 5, ci spingeremo verso le 8 di sera, ok? Quindi tenderò ad aumentare anche le ore di live su Age. Il tutto però, datemi tempo perché ho altre questioni varie ed eventuali. Attenzione, sparagli Piero, sparagli ancora. E dopo una freccia, sparagli ancora. Bella lì. Bella lì, colpo. Ha-hap, shalabang. E giù un altro. Stai ancora costruendo un castello subito sotto il culo del suo avversario, l'intelligenza artificiale. Cerca di fare quello che puoi. Devo essere sincero, nonostante una micro buona da parte di del corvo, ci stiamo... Le sue truppe, insomma, tendono un attimino a venire mazzucchiate. È chiaro che tenere sia una cosa sia l'altra, contenere e continuare a fare questo giochino è stressante, è lungo e faticoso. Però, a parte questo, non c'è nulla da dire, perché oltre a questo stiamo costruendo, sta andando avanti a costruire il suo esercito navale, ha preso la posizione, gli abitanti del villaggio stanno facendo, stanno continuando a crescere di numero. Olè, questa è una cosa bellissima, Corvo. E questa mi stai proprio prendendo il cuore di gioia, di grande gioia. Beh, credo che con un game così, una posizione del genere, blocchi quest'oro, blocchi praticamente il prendere risorse da metà mappa, perché prende fin qua e quindi resta solo questo. Attenzione, un piccolo scontro a fuoco. Numero esiguo da parte del corvo, che poi ovviamente si ritrova la flotta distrutta. Anche su queste cose il numero a parità, lo sappiamo, è cosa molto molto importante. Ma ancora una volta chiedo e mi domando: stiamo pushando, stiamo vincendo in questo senso, stiamo controllando più della metà della mappa avversaria? Mi chiedo e mi domando, ma perché continuare a fare galeoni da guerra? Fai questo, Arieti, butti giù questo, eviti che abitanti del villaggio vadino verso altre postazioni e via. E via, e via. Laboratorio d'assedio, centro città, laboratorio d'assedio che non sta producendo niente. Come mai? Si va di torre di guardia. Ampliamo un attimino la potenza delle nostre torri. Anche qua, Corvo, io sono un grande fautore del ottimo le torri, tutto quanto. Hai pietra? Bene, perfetto. Questa è una parte che non riesce a sorvegliare molto efficacemente. Due torri e via. Ah, sì. Sì, guarda, la macro è già ridotta a 56, siete praticamente in pareggio di macro in questo preciso momento. Si continua ad ammassare un po' di esercito, che tra l'altro sì, va bene non mandarla contro tutto l'esercito, tutto contro questo esercito. Non va bene. Però mettere quale esercito? Che inizia a sbombardarlarti un po' di abitanti del villaggio, che inizia a fare un po' male di qua, un po' male di là. Why not? Dico io, why not? Attenzione, galee, nave incendiare, stanno arrivando e stanno toccando l'economia di cibo del nostro corvo. Una base che si pensava protettissima e che tu dici è là in fondo, figurati se fanno tutto questo giro. L'intelligenza artificiale ha fatto proprio tutto questo giro. Il corvo punta a un doppio castle.
Non l'avrei fatto. Non l'avrei fatto, cioè nel senso, sì, va bene, tutto quello che vuoi, al massimo l'avrei fatto qui, ok? E qua avrei iniziato con Arieti, in questo caso ai mangani, va benissimo, ok? Un po' più distanti sicuramente avrebbero aiutato, e indubbiamente anche il supporto, così, un attimino sul lungomare, anche se bisogna stare molto attenti alle frecce, e gradito, e apprezzato, e... importante. Sì, ti manca un po' perché, insomma, ti hanno fatto fuori anche navi da pesca, ok? Indubbiamente, quindi in questo contraccolpo ne hai sentito un po'. Forse la proporzione non ti ha molto aiutato in questo senso, no? 24 abitanti, sì, ma se non avessi costruito tutte quelle navi non ti sarebbe... sì, non ti sarebbe servito così tanto, ok? Perché sì, sono utili, sì, deve averne un numero importante per cercare di battere quest'altro, però dall'altra parte ti hanno fatto fuori tutte le navi da pesca, e le navi così, comunque, come vedi, non... utili, rompono le palle. Basta, non so come altro dirlo. Io sono uno che magari ve la butta giù un pochetto franca. Qua farle avvicinare qua vuol dire che te le fai ammazzare. Mettere qua e gli colpisci una costruzione vuol dire... guardate la velocità. Parabam, parabam, parabam. E guardate dall'altra parte... Queste unità non sono utili contro le costruzioni, non va bene, non servono. È solo una mattanza. È solo una mattanza. Non va bene neanche tanto contro le unità che si muovono. Va bene solo a creare un po' di scompiglio. Al posto di tutte queste... ti muovevi prima e ne facevi tre di queste. Basta. Ti serviva altro. È più utile quasi quasi un castello e una torre o un petardo. Petardo sicuramente è utilissimo, eh. Eccole qua le sue navi. Lì ferme. Tranquille. Moge, che vuoi fare? Ricordati sempre del pulsante punto sulla tua tastiera, perché obiettivamente ne hai... hai un po' di unità in fancazzeggio, eh? Quando sei così, Corvo, è difficile che lui si riprenda. Non ha altre possibilità. C'è solamente un altro centro città. C'è solo un altro centro città, ok? Continuavi a costruire qua un po' di arieti, un po' di unità, dove ti sei un po' bloccato nella costruzione delle unità, senza ombra di dubbio. I tuoi abitanti del villaggio li fai costruire delle case, perché il limite, dico che c'eri arrivato, insomma, ne mancava relativamente poco, ok? Dopodiché, per concludere il gioco, se ti avanzano così tante risorse e vedo che non stai producendo nient'altro... switch in un'altra epoca. Comunque sia 7008 a 3009. Mi verrebbe da dire anche basta. Anche basta. E anche l'ora del Vonde. Hai proprio smesso di produrre unità, eh? Un peccato. Non ne hai così tante. Unità militari non ne hai così tante per poterti permettere difese magari veloci ai tuoi arieti o ai tuoi mangani, oppure a muoverti a destra e a sinistra. Guarda, è talmente broccolo che neanche lo fa. E occhio sempre all'economia, eh.
quando sei in questi momenti dove obiettivamente, diciamolo, la zona per te è tranquilla, non c'è niente e nessuno che ti... non c'è niente e nessuno che ti rompe in questo momento della guerra. Niente e nessuno. Il game è finito. Avevi già vinto quando gli avevi già buttato il centro città iniziale. Come back to your centro città e ci butti un'occhiata. Piccola, ti basta lì, qua capisci che un'altra falegnameria era cosa buona e giusta. Occhio sempre alle proporzioni, eh. Che io capisco che nei miei game alcuni di voi vedono che metto la targhetta verso la falegnameria, ma poi io so che dalla falegnameria quelli li porto a fare altro. Perché una proporzione così è inutile. Non ti servono troppe persone a fare legname. Assolutissimamente inutile. Però prendere che ne so, tutte queste persone e metterle a fare, eccolo qua, esatto, proprio questo dicevo. Questo. Un pochino prima. Un pochino prima. Eccolo là! Perché appunto... un pochino prima. I principi c'erano. C'era tutto. C'era la velocità. C'era la strategia. C'era lo scouting. C'era la micro. C'era il modo di fare varie ed eventuali. Infiocchettato a un'intelligenza artificiale. Che mi hai detto che era in... non sappiamo se a che livello era l'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un male, questo è un male. Anzi, mi piacerebbe che gli sviluppatori ampliassero ancora di più l'intelligenza artificiale, perché game così si insegnano. Puoi vincere più estremo, ok. Puoi vincere più facilmente ancora. Secondo me hai tutte le competenze per vincere ancora, ancora più facilmente, ancora più velocemente in termini di tempo. Mi piacerebbe che pompassero ancora di più l'intelligenza artificiale, non estremo, super estremo, iper estremo, e allora lì sì che abbiamo noi player la possibilità di imparare ancora qualcosa con l'intelligenza artificiale, ok? Perché ti basta replicare questa, ok, questa strategia più velocemente e la puoi vincere più velocemente. In fin dei conti non hai fatto nessun errore, niente di niente. Però quando vai poi a giocare contro umani, ti fissi solo su quella strategia che tu hai imparato a essere efficace contro l'intelligenza artificiale in estremo, ok? Il change, il cambio, e quella è la parte difficile quando si va a giocare contro player umani. Altrimenti, così come ho messo il video dell'altro giorno, si rischia appunto di avere solo una strategia, sì essere veloce a farlo, ma non avere la capacità di switchare un attimino il change, ok, la strategia, il modo di fare, per appunto essere più, come posso dire, elastici in quello che facciamo? Perfetto.